Venerdì 9 ottobre, San Dionigi. È il 283esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 83 al termine. Il sole sorge alle 7.19, tramonta alle 18.36. La luna sorge alle 23.19, tramonta alle 14.34. A Vicenza un incendio distrugge gran parte del castello dell'isola, adibito a deposito di munizioni e a carcere. Restaurato a cura dell'Accademia Olimpica, nella sua torre troverà sede dal 1857 al 1944 uno dei primi osservatori astronomici d'Italia. Le previsioni per domani. Alcuni spazi di sereno, soprattutto in pianura e all'inizio della giornata, con foschie dense e qualche nebbia a bassa quota. Addensamenti nuvolosi via via più significativi in seguito, a partire dalle zone montane, associati soprattutto in serata alla crescente probabilità di precipitazioni sparse. Limite delle nevicate piuttosto elevato, ma in abbassamento. Le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale. Quelle massime in montagna subiranno un moderato aumento e in pianura non varieranno molto. C'è un luogo che forse meglio di molti altri racconta il mutare del territorio e delle sue popolazioni. Questo luogo è Ceggia. Curiosando tra le sue vie e i suoi palazzi, oggi si direbbe semplicemente uno dei tanti comuni della Bassa, con quell'orizzonte piatto rotto solo da qualche chioma di platano, qualche palazzetto o i tanti campanili che qua e là svettano ricordando la fatica e la storia delle comunità che ci vivono attorno. Eppure, già dal toponimo si comprende quanto sia cambiata questa fetta di Veneto. Ceggia deriva infatti da Celium Maris, ovvero riva del mare, perché qui il sale dell'Adriatico lambiva il terreno e la cosa non può non far pensare, considerando che oggi per arrivare alle spiagge in linea d'aria più vicine di Duna Verde o Porto Santa Margherita bisogna fare un salto di almeno una trentina di chilometri. E da qui si apre un vero e proprio libro sulla storia di questa comunità e il suo coinvolgimento sia con Venezia che con Treviso. Intanto va ricordato come qui passava una delle autostrade dell'antichità, quella di Annia, che collegava Adria con Padova e Altino fino ad arrivare a Concordia Sagittaria. A ricordarlo ancora oggi due vie, via Colonna, in ricordo di un punto di ristoro, e via Anarè, evidente deformazione linguistica di via Annia. Quindi punto economicamente fiorente, come tutti quelli dove transitavano merci, persone, ma soprattutto conoscenza. Ma anche di sventura, considerando che da questa via giunsero i barbari nella decadenza dell'impero, che non amavano molto l'acqua, e in particolare le paludi, che qui avevano iniziato a crearsi con i secoli. Un presidio militare e poi civile venne piantato dai Longobardi, che preferivano i boschi alla pianura limacciosa. Così è nata Gainiga, una delle frazioni di Ceggia. Il toponimo deriva da Gaagi o Gaggi, che troviamo in altre parti del Veneto e che per i guerrieri dalle lunghe barbe significava bosco o siepe. Tedeschi che anche nei secoli successivi hanno sempre guardato con diffidenza la via del mare. Dopo il 1015, diventati stanziali, chiamarono Riva di Terraglia, nella loro lingua zanca, l'attuale frazione di Riva Zarcana. E poi Ceggia, diventata trevigiana, come possedimento degli ex Longobardi da Camino e successivamente con la Serenissima, territorio comprato dalle famiglie nobili dei Loredan e degli Zeno. Testimoni di questo capitolo sono l'oratorio di San Vitale, oggi chiesa parrocchiale, ma anche Villa Bragadin, dove si dice siano conservate le spoglie del condottiero Marcantonio, governatore di Farmagosta, porto fiorente dell'isola di Cipro, passato alla storia per il suo martirio ad opera dei turchi che volevano convertirlo a tutti i costi all'Islam. Altra storia riguarda Pradi Levada, altra frazione di Ceggia, dove l'oratorio di Villa Marcello rimanda a uno dei conventi più potenti del tempo, quello delle Agostiniane di Santa Maria degli Angeli di Murano. Ma Ceggia va conosciuta anche, e forse soprattutto, per la capacità di convertire la palude in terra fertile,
suggestive le tante case rurali sparse su questa piana bonificata nei secoli. Canali, idrovore, scoli rammentano ogni giorno l'equilibrio tra la forza della natura e il rispetto nel controllo fatto dall'uomo. E l'ultima immagine di questo viaggio è per l'ex zuccherificio di Ceggia, un gioiello oggi ridotto così da scelte economiche, tutte ancora da decifrare, considerato che da queste terre si ricavava una barbabietola unica per qualità e resa, ancora oggi ricordata per lo zucchero superiore di Venezia.